Deluso e amareggiato per come è arrivata questa sconfitta, determinata dagli episodi sicuramente. Un rigore inesistente che l'arbitro concede il calcio di punizione, il guardalinee in una prospettiva diversa concede il calcio di rigore. Un rigore netto su Ardemagni, rivisto in TV, non concesso. Il palo alla fine credo che ti lasciano l'amore in bocca per una prestazione che secondo me c'è stata, soprattutto il secondo tempo, tranne il primo tempo contratto, ma anche il Frosinone credo non abbia fatto una grande partita il primo tempo. Il secondo tempo è stato in partita la squadra è stata viva fino al 95esimo, la testimonianza anche del palo colpito. In questo momento né gli episodi né la fortuna ci danno una mano. Questa è la cosa che ti fa più rammaricare e ti lascia l'amaro in bocca, perché credo che questi ragazzi non meritassero assolutamente la sconfitta. Mister, è vero che è innegabile che oggi c'è stata tantissima sfortuna, però purtroppo la storia di questo campionato lo dice proprio nel corso degli anni che basta un pizzico di fortuna, basta un episodio a favore o a sfavore per determinare il risultato. Le parole di Paghera che l'ha preceduto su quella sedia, in effetti fanno onore a lui e probabilmente parlando un po' in rappresentanza dei ragazzi, un po' a tutta la sua squadra. Però intanto, insomma, come se ne esce, visto poi che si va a giocare in trasferta e si assiste a quelle prove sconcertanti che abbiamo visto finora? Se ne esce che la rabbia che c'hai oggi la devi mettere in settimana, andando a Carpi e facendo una grande prestazione, cosa che magari probabilmente fino ad oggi non l'abbiamo fatta. È il momento di farla, perché oggi ribattere colpo su colpo il Frosinone, che l'anno scorso si è giocata la Serie A fino all'ultima giornata, con lo stesso organico, è una squadra importante il Frosinone, ha giocatori che è un lusso tenerli in questa categoria. Non concedere niente, il punto di partenza è la consapevolezza che la squadra è viva e che ha voglia di fare il risultato, che sia in casa o sia fuori casa. Vista la cosa si vive una settimana come quella trascorsa, una sorta di separato in casa, e tutto quello che si è detto, insomma, fotografia, testo, sì, non prendiamoci in giro, no? Io sono un tipo che vengo qua, sono diretto, dico quello che leggo, quello che ho visto, da qui lo richiedo. Come ha vissuto questa settimana da una sorta di separato in casa e come si gestisce una gara importante come il Frosinone che non era l'ultima arrivata? Sicuramente non ci ha agevolato questa situazione, ma separate in casa no, perché poi no, il presidente è il padrone di questa società, può incontrare chi vuole. Poi magari il giorno dopo mi ha testimoniato insieme al direttore sportivo che mi è stato vicino e il direttore generale nei giorni precedenti. La fiducia nei miei confronti non la sento questa sensazione separata in casa. È normale che una società ha il diritto di guardarsi intorno, di fare le sue consultazioni, di valutare a 360 gradi l'operato della squadra e dell'allenatore. È una cosa normale, sta nella logica. Come si fa a affrontare una settimana del genere? Non pensando a queste cose, ma pensando a quello che di buono o di meno buono abbiamo fatto oggi. Perché sono convinto che con la prestazione di oggi ti dà la consapevolezza e contro una squadra forte come il Frosinone, tu te la puoi giocare con chiunque. Non bisogna che succede, perché se hai la personalità e la forza giusta devi sicuramente non andare dietro alle situazioni che si presentano in settimana. Ma sì, io invece il secondo tempo l'ho vista, la squadra si è cercata, ha cercato le punte, il Frosinone. Diverso in che senso? Nel senso che è un campionato comunque molto equilibrato, in cui la classifica è molto ristretta, mi sembra che Novara o il Perugia o la Spal
Assolutamente sì. Ma che abbiamo fatto delle prestazioni non convincenti fuori casa con la Spagna, quello è assolato, è un dato oggettivo. Per me è un aspetto mentale di personalità, la cosa principale. Sì, eravamo col direttore generale nello spogliatoio, sì. Ci vediamo domani mattina per un caffè, come il solito caffè dopo la partita, indipendentemente se si vince o se si perde. Quindi sarete tre. Perché quanto manca che a Bruxelles? Ah! No, il solito caffè lo prendiamo io e Massimiliano Taccone ed Enzo De Vito. Sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. No, no, ma è normale che sia, ma è normale che si faccia questa domanda. Buonasera. Io l'ho detto qualche tempo fa che vorrei vedere la squadra al completo e in piena efficienza. Oggi gli attaccanti stanno crescendo, siamo Gulu, Chiardemagni, sia di condizione che di personalità, è quello che c'è bisogno, soprattutto nel reparto avanzato, noi dove abbiamo peccato, soprattutto in trasferta, ma anche nella pericolosità offensiva. Non vedo l'ora di avere la piena efficienza del reparto avanzato, secondo me il nostro reparto avanzato, i nostri bomber torneranno ad essere prolifici come sono stati negli anni passati. Ma quando si costruiscono le squadre c'è una condivisione totale, poi durante il tuo lavoro ti accorgi che magari qualcosa non è stata fatta funzionale a causa degli infortuni, della condizione, la mancata preparazione di qualche calciatore e devi cambiare. Ma ripeto, io voglio vedere questa squadra in piena efficienza con tutti gli attaccanti, soprattutto al massimo della loro condizione. Sì, ma... Però se una squadra è dalla parte dell'allenatore, ok, da sotto il vantaggio con rigore duro, so che è difficile che tira giù la corrente da giù, come diceva, però questi dubbi di cui hai parlato tu ieri, noi veramente non li abbiamo mai. Ma il secondo tempo. Oggi l'ho visto io fino al 95esimo, ma anche il tiro di Ardemagni, il rigore non concesso da Ardemagni, il tiro di Sumaré ribattuto, ma non è paura, allora, non sono d'accordo che la situazione ti possa condizionare, perché se sei un giocatore di grande personalità e di spessore ti isoli da queste cose, fai la prestazione, metti quello che c'è in campo, tutto quello che c'è in campo. Credo che il secondo tempo, ma il Frosinone che ha creato, c'è un contropiede. Il furore agonistico del Frosinone si è visto? Io credo che noi il secondo tempo, no, il nostro nel secondo tempo c'è stato, secondo me. Sì, di cercarla di ribaltarla fino alla fine. Mister Consiglio, domani mattina prima che arrivi il caffè, faccio assaggiare la cosa. Andare. Come ci siamo a marzo, lei faccio assaggiare la cosa. Senta, la volevo fare solo. Sì, prego. Per quanto riguarda il centrocampo, si nota palmamente che ci sta grossissima difficoltà nella qualità in questo attacco. E si insisteva questi lanci lunghi, giustamente perché c'era poca profondità di gioco in questo attacco. Come mai lei ha rinunciato all'inizio a giocare con due punte centrali, cioè due punte vicine, per poter sopraccogliere questi punti?
Ma perché le ultime prestazioni fatte con Spezia e Ternana con questo sistema di gioco ci avevano dato il giusto equilibrio e la giusta pericolosità senza subire tanto gli avversari e credevo che era la cosa giusta, infatti anche il primo tempo abbiamo subito poco, abbiamo creato poco per la fluidità, sulla qualità, sull'aspetto tecnico sì, ma anche credo che il Frosinone abbia sofferto un pochettino la manovra. Secondo tempo con due punte dove dovevi riprendere la partita, dando peso in attacco, dando più fisicità, profondità al nostro gioco, qualcosa di più si è visto. Credo dell'efficienza e della condizione fisica del reparto avanzato, che oggi sta crescendo. Sono state scritte tante cose che l'anno scorso magari questa squadra aveva esonerato Tesser, che quest'anno ha deciso che Toscano avesse rimane, ma sono tutte cavolate, nel senso che noi a Tesser volevamo bene e l'abbiamo dimostrato quando è tornato e mister Toscano, finché sarà il nostro allenatore, è normale che noi lo difenderemo fino alla morte, ma le decisioni le prende la società, noi siamo dei giocatori, dobbiamo pensare a giocare. Questa è la prima cosa. Riferito alla seconda, penso che se abbiamo perso non abbiamo fatto una prestazione sopra le righe. Non mi voglio attaccare, lo dico già prima che mi chiedete agli episodi arbitrali, perché un rigore è stato al 20° del primo tempo e c'era tutta una partita per recuperare. E se abbiamo perso, se loro in questo momento hanno preso il palo e la palla è entrata, noi abbiamo preso il palo e la palla è uscita, vuol dire che loro hanno fatto qualcosa di più per far sì che questo avvenisse. Noi adesso dobbiamo parlare poco e far sì che la fortuna giri dalla nostra parte, ma non a chiacchiere, ma sul campo, a partire da domenica prossima. Senti, sembra un'annata maledetta questa, perché tutto sommato, insomma, a guardare la cronaca di questa gara, la Verdina non ha assolutamente demeritato, almeno un punto poteva portarlo a casa, però gira malissimo, insomma. Sì, ma non mi piace questo discorso, gira malissimo. Io penso che la fortuna non sia mai a caso e... Si vede che in questo momento non facciamo tutto quello che dobbiamo fare per portarci alla nostra parte. Poi vorrei fare, non un appello, però diciamo il popolo irpino ci segue tanto in trasferta, ci segue tanto in casa, voi ci seguite tanto, penso che quest'anno dobbiamo capire una cosa tutti quanti, e forse questa squadra ha dei limiti, però dobbiamo restare tutti uniti da tutta l'Irpinia, da Cervinara fino a Serino, tutti quanti dobbiamo capire che quest'anno è dura, quest'anno magari ci dovremo lottare fino all'ultima giornata e non dobbiamo aver paura di farlo, dobbiamo anzi cercare di mettere da parte ognuno magari le critiche che vuole fare la società, l'allenatore, i giocatori, cercare di anche magari di stringersi attorno a noi, perché in questo momento questa è solo la maglia dell'Avellino e dobbiamo far sì che l'Avellino si salvi, e per noi la Serie B è troppo importante ed è troppo importante per tutto il popolo di Avellino, e noi faremo di tutto e di più quello che si può fare. Per ora non basta, ma continueremo e basta. Ma penso che non siamo fatti di ferro, questa settimana è stata particolare, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, forse ce lo siamo portati in campo un po' all'inizio, poi penso che la prestazione a livello nervoso ci sia anche stata, però come hai detto tu siamo stati un po' confusionari, però quando sei là sotto in classifica ti manca un po' l'aria, è inutile che ci nascondiamo e dobbiamo far girare questa situazione riuscendo a infilare due o tre risultati consecutivi, cosa che non siamo mai riusciti, e proviamo a partire da Carpi. Senti, come avete vissuto, diciamo, questo pre-gara, sapendo che una parte, diciamo, società, stampa, chi esso sia, ha sdraiato praticamente Toscano? Cioè, come l'avete vissuto questo momento? Ma io penso che noi dobbiamo fare i calciatori, se iniziamo a fare pensieri che non ci appartengono andiamo fuori strada. Poi l'ho già detto, non siamo di ferro, è inutile che non siamo ipocriti, questa situazione un po' ce la siamo portati durante la settimana, c'era un po' di nervosismo in più, però sarebbero tutti alibi, a me sinceramente non mi interessa né di Toscano, né di De Vito, né di Taccone, a me interessa l'Avellino, e l'Avellino deve fare i punti per salvarsi. Anche, lo ripeto, ci dobbiamo mettere in testa tutti quanti, pure voi,
pure i tifosi che oggi fino alla fine hanno cantato e sono stati encomiabili perché hanno fischiato a fine partita, ma quello è legittimo. Lo stesso a Ferrara hanno fischiato a fine partita, quello ci sta, ma durante la partita ci hanno spinto. Dobbiamo capire tutti che forse non siamo una squadra che può ambire di più, siamo una squadra che fino all'ultima giornata deve lottare e non dobbiamo aver paura di farlo, mancano 29 partite e pensiamo a quella col Carpi. Senti, tu hai detto giustamente che questa squadra ha dei limiti e le parole che hai pronunciato ti fanno anche assoluto onore sul piano della personalità, ma non credi che queste prove sconcertanti in trasferta denotino in qualche modo proprio dei limiti di mentalità, di personalità, di carattere? Vabbè, i limiti si possono interpretare in tanti modi, tecnici o anche di carattere, però non penso che tra avere dei limiti e perdere tutte le partite in trasferta ci passa il male. Io penso che questa squadra può migliorare molto perché abbiamo cambiato 18 giocatori e quindi penso che dei margini di miglioramento ampi ce li abbiamo. Magari in questo momento non siamo uno squadrone, però penso che basta anche una scintilla, magari un risultato in trasferta per riuscire a fare un filotto che ci permette magari di tirarci un po' fuori dai bassi fondi e riuscire a giocare anche con più tranquillità, perché in questo momento, voi lo sapete meglio di me, non è facile. L'Avellino spesso in Serie B è stato là sotto, non negli ultimi anni, ma negli anni prima, io mi ricordo. Quindi dobbiamo far sì che si eviti quella situazione e fare i risultati al più presto possibile per riuscire a giocare più tranquilli. Non dico che sia la verità, ma è la sensazione che viene offerta. Allora a questo punto, visto che ci sono dei limiti, come tu stesso stai ammettendo, tecnici, probabilmente qualcuno anche tattico, sarebbe il caso di sopperire con il cuore a questi, perché se sento parlare di aiutare l'allenatore, forse il modo migliore per aiutarlo sarebbe quello di gettare il cuore contro l'ostacolo. Volevo solo commentare. Ma io penso che sia innegabile che quello che ci imputa magari la gente o ci avete imputato voi sono soprattutto le prestazioni in trasferta, dove, perché io penso che oggi un cuore in parte si è visto, perché al 90esimo siamo andati a saltare di testa, abbiamo preso un palo sulla linea, batti e ribatti, non si è capito cosa è successo. Penso che in trasferta abbiamo fatto delle prove vergognose e non ci dobbiamo nascondere. E è lì che dobbiamo migliorare, perché tu col Frosinone oggi, l'anno scorso Frosinone ha fatto 38 punti in Serie A. Una partita concettualmente si può pure perdere, ma non si può perdere 3-0 così con la SPAL, non si può perdere 3-0 a Perugia in quel modo. È là che siamo mancati ed è là che forse, come hai detto te, dobbiamo metterci di più. Speriamo di farlo domenica, ma non a chiacchiere, ma sul campo a Carpi. Più facile non credo, perché l'Avellino ha dato tutto in campo, ha creato anche qualche opportunità per rimettere le cose a posto. Noi abbiamo probabilmente non siamo stati cinici e non abbiamo sfruttato le occasioni per chiudere la partita, per cui credo che è stata difficile comunque. Mister, le partite in questa Serie B abbastanza equilibrate si dicono pure come ha vinto il Frosinone oggi con un pizzico di fortuna, e forse dalle immagini di Sky si vede che anche un aiutino della terra arbitrale sul rigore. Ma purtroppo il campionato è duro e a volte ci sono degli episodi dubbi che possono pendere da un lato o dall'altro, però credo che poi alla fine il Frosinone ha dimostrato di essere una buona squadra e diciamo che abbiamo avuto alcune opportunità limpide davanti al portiere per chiudere la partita, come l'Avellino ha avuto nel finale anche qualche opportunità per pareggiarla, quindi è stata una partita tirata fino alla fine e siamo contenti di aver ottenuto questo risultato. Mister, buonasera. Questo risultato rappresenta quella continuità di cui ha parlato, che lei ha chiesto alla squadra. Quali sono le indicazioni positive di dare a questa categoria stasera? Sapevo delle insidie che ci potevano essere in una partita del genere, dove l'Avellino ha vissuto una settimana particolare e in genere c'è sempre una reazione, perché
Sappiamo quello che è successo e questo poteva anche far sì che ci fosse qualche distrazione da parte nostra, perché magari in questa situazione poteva sembrare una partita più facile, e invece così non è stato e la squadra ha tenuto botta, ha avuto l'opportunità di sbloccarla e ha mantenuto il risultato. Di positivo che non abbiamo preso gol dopo qualche partita, per cui c'è stato un po' di continuità sia di prestazione e soprattutto i tre punti, che sono importantissimi in un campo come quello dell'Avellino, dove la squadra di casa i punti li ha fatto praticamente tutti qua. Mister, siamo al terzo posto della classifica, che importanza assume questa posizione in questo momento? No, è una buona classifica, soprattutto alla luce degli ultimi risultati, che non dobbiamo guardare, dobbiamo vivere come stiamo facendo di partita in partita. La giornata, adesso abbiamo una partita in casa con l'Ascoli e ci concentriamo alla ripresa degli allenamenti su quello, quindi andiamo avanti con questa attenzione, con questo atteggiamento. Mister, da uomo navigato di calcio, ecco, le chiedo un parere su questo Avellino. Ecco, e poi su Mimmo Toscano. Mimmo Toscano è un amico mio e quindi sono totalmente di parte, perché lo stimo sia come persona, che è una persona seria, un ragazzo umile, e sia come professionista, che è un ragazzo umile, che si vuole migliorare e come tutti sta attraversando un momento di difficoltà. Fino a poco tempo fa noi non andavamo bene, abbiamo fatto 4 partite, 2 punti, così, quindi nell'arco di un campionato così difficile, in momenti di difficoltà ci sono, mi auguro che abbia la possibilità di dimostrare il suo valore ad Avellino, quindi, perché Avellino è una piazza importantissima per la Serie B, e spero che abbia l'opportunità di lavorare per uscire da un momento negativo, perché anche l'anno scorso, quando sono venuto qua col Vicenza, l'Avellino non era in un buon momento, però poi se ne è venuto fuori da queste difficoltà e si è salvato, quindi credo che possa fare bene, credo che abbia le carte in regola, perché ha un organico soprattutto davanti di giocatori importanti. Ecco. Mi sa la sostituzione di Ariano, scelta tecnica o no? No, aveva un problemino al polpaccio. Come sta? Non so, non lo so, il medico ancora non riesco a fare. L'ultima? Ti chiedo una risposta non diplomatica. Venire fuori casa, giocare fuori casa e vedere l'avversario che gioca in casa e che ha necessità di vincere, rinunciare il primo tempo ad almeno gli attaccanti, giocando con un trequartista e una seconda punta ormai stagionata, può infondere fiducia negli avversari e sdoganare da certe preoccupazioni della vigilia, sì o no? Ma non è, no, no, nel senso non può, non condiziona niente, perché noi siamo abituati a guardare il nostro atteggiamento, la nostra squadra e il nostro assetto tattico, quindi a prescindere da come giocano gli avversari, come si muovono, è chiaro che sappiamo se giocano 2 punte, 1 punta, quello e quell'altro, sappiamo come muoverci nella fase di non possesso, però abbiamo una nostra fisionomia che cerchiamo di portare avanti contro qualsiasi sistema di gioco.